Che senso ha oggi parlare di libera chiesa in libero Stato? Forse ha più senso oggi che ai tempi di Cavour, perché si parla molto di libertà quando la libertà rischia di essere cancellata. E io credo che lo Stato italiano sia oggi una pallida ombra di un libero Stato. E questo significa che alcune invasioni di campo, diciamo così, della Chiesa cattolica romana, che sono ben note, secondo me fanno un doppio male. Fanno male alla libertà dello Stato, ma fanno male anche alla dignità della fede dei cattolici, quelli seri, i quali li ritengono, e sono molti più di quanto forse pensino il Vaticano, i quali ritengono che non ci abbia alcun bisogno, perché la loro fede si dispieghi, che i valori cattolici vengano imposti al resto della società. Io la penso come Hans Kelsen, o come anche recentemente Gustavo Zagrebelsky ha detto, che la democrazia sia essenzialmente relativistica, nel senso della libertà di proliferazione di diversi centri di valore, no? Ora, liberissimo qualcuno di non amare questa forma di attivismo e di attaccarlo come un male dei nostri tempi, come ha fatto Ratzinger, ma allora, dico francamente, che anche la democrazia gli fa schifo, mentre invece io continuo ad amare la democrazia. Perché in Italia si ha così paura di parlare del potere economico reale dello Stato del Vaticano e con le sue implicazioni? L'opinione generale difficilmente si legge. Allora vorrebbe, mi verrebbe la voglia di rispondere con un grande scrittore cattolico, che è Alessandro Manzoni, ben noto da queste parti, ecco, il quale fa dire a Don Abbondio: chi non ha il coraggio mica se lo può dare. È una questione sempre di paura, secondo me. Ora, io ritengo che la paura sia un sentimento molto importante nelle relazioni umane, ma sia un cattivo materiale di costruzione quando si deve edificare una società libera. Io mi riferivo anche al nostro settore politico nella sua accezione più ampia, dove pressoché tutti, per accomunare consensi, difficilmente rivolgono parole contro la Chiesa o lo Stato del Vaticano, insomma. Io ritengo che l'incapacità di fare una critica al Vaticano non solo colpisca questi politici, è un boomerang che colpirà questi politici, de droite o de gauche che siano, di destra o di sinistra che siano, ma sia anche un cattivo servizio al Vaticano, perché dove muore la critica, muore la vita intellettuale. La penso a Karl Popper: la critica è il lievito delle nostre esperienze migliori, dalla scienza all'arte e anche nel campo della libertà politica.